La battaglia di Caporetto fu combattuta e vinta dai tedeschi senza averne voglia. In quell'autunno del 1917 i loro eserciti erano impegnati su tre fronti, in Francia, in Russia, nei Balcani. E quando gli austriaci vennero a chiedergli aiuto per una controffensiva contro gli italiani, i tedeschi venne male al cuore, non avevano veramente voglia di sprecare truppe su un fronte così secondario e contro un nemico che consideravano insignificante. Ma gli austriaci avevano paura. Per 2 anni e mezzo avevano resistito alle spallate di Cadorna sull'Isonzo e adesso erano sicuri che se gli italiani avessero attaccato un'altra volta, loro non ce l'avrebbero più fatta a resistere. Gli italiani rischiavano stavolta di arrivare a Trieste. Il comandante dell'esercito tedesco, il maresciallo von Hindenburg, si ricordò che quando lui era bambino, un'altra grande guerra, quella di Crimea, era stata vinta da chi aveva conquistato un unico porto, Sebastopoli. Se Trieste fosse caduta, l'impero austriaco rischiava di cadere. Perciò i tedeschi malvolentieri acconsentirono a mandare in Italia le divisioni di cui gli austriaci avevano bisogno per dare una mazzata agli odiati Welschen, i terroni italiani. Il piano era semplicissimo. L'esercito italiano era ammassato sul basso Isonzo, fra la Bainsizza e il mare, proteso verso Trieste. Loro avrebbero attaccato più a nord, fra Plezzo e Tolmino, dove lo schieramento italiano era sottile. Lì c'era un nodo stradale, Caporetto. Una volta arrivati lì si poteva scendere per la valle del Natisone e dilagare nella pianura friulana, prendere Udine, la sede di Cadorna, e prendere alle spalle il grosso dell'esercito italiano. Non era un'idea nuova. Già al tempo della seconda guerra d'indipendenza, nel 1859, un filosofo che faceva anche il giornalista, Friedrich Engels, aveva pubblicato un articolo sostenendo che per sconfiggere un esercito italiano che attaccasse l'Austria sull'Isonzo bisognava attaccare da Caporetto. Ecco, il fatto che questa offensiva, predetta da Engels già nell'Ottocento e di cui i servizi segreti italiani sapevano tutto, abbia lo stesso colto di sorpresa il comando supremo italiano, ci dice che Cadorna aveva commesso il peggiore degli errori in guerra, sottovalutare l'avversario.